Buonasera, anime meravigliose, forse curiose come me, che molto spesso mi chiedo, ma tutto ciò che io penso, tutto ciò che io credo, tutti i miei comportamenti, da cosa sono influenzati? Sono davvero miei? Che cosa vuol dire io? Io sono i miei comportamenti? Chiunque di voi che queste domande se le pone probabilmente potrebbe essere interessato al contenuto di questo video, perché vi vorrei introdurre ciò che a cui mi sono dedicata oggi, ovvero di nuovo a tradurre e sottotitolare un video che originalmente è in inglese. Ma ancora prima di arrivare al momento dei sottotitoli mi sono accorta di qualcosa che era sfuggito alla mia attenzione. Per esempio, un paio d'anni fa ho pubblicato il video virale Ascolta sul mio canale YouTube e ho scoperto che potevo aprire i miei contenuti ai community subtitles, un'opzione meravigliosa perché chiunque in qualsiasi parte del mondo poteva prendere il mio video e tradurlo nella sua lingua. Il mio video ascolta è stato tradotto e sottolineato in 30 lingue, quindi è disponibile ancora oggi sul mio canale YouTube a almeno 30 paesi con lingue diverse. E questa secondo me è una cosa meravigliosa perché dà a tutti l'opzione, anche chi non parla inglese, di capire cosa c'è scritto, qual è il contenuto di un video che vale la pena tradurre. E oggi, traducendo questo video che io ritengo valga la pena tradurre perché penso che voi in Italia a casa che magari non parlate inglese abbiate oggi più che mai la necessità di informarvi fu al di fuori di quelli che sono i contenuti italiani, perché in Italia purtroppo di creatori di contenuti con dei messaggi come quello che ho tradotto oggi non ce ne sono tanti, anzi sinceramente non ne ho ancora visti ed è per quello che mi sono impegnata a tradurlo, però se uno non parla inglese è completamente bloccato da questa possibilità. Allora, chiaramente il consiglio numero uno è imparare a parlare quantomeno l'inglese o le lingue in generale, se ha voglia o quantomeno questa attitudine. Ma per il momento, dato che so che tantissimi di voi non lo fanno, mi fa piacere condividere il mio tempo con voi per fare qualcosa che ritengo utile. Però purtroppo YouTube non offre più l'opzione dei community subtitles. È sparita. E uno non può non fare a meno che venirgli il dubbio come mai l'opzione da YouTube è sparita proprio adesso che c'è tanto bisogno di informarsi in modo indipendente, che alla fine la decisione sulle nostre opinioni, su quello che pensiamo, dovrebbe essere chiaramente nostra. Però le nostre opinioni vengono formate in base a ciò che leggiamo, in base a ciò che studiamo, in base a ciò che guardiamo. E se continuiamo a venire bombardati da una sola e unica narrazione, qua è iniziato a piovere di brutto, e qua i microfoni, è chiaro che è molto più facile venire manipolati e mi chiedo come mai YouTube abbia fatto sparire questa opzione proprio adesso che sta censurando tantissimo materiale online di creatori di contenuti che non si piegano a un'unica narrazione. Ora, chissà, forse è teoria del complotto, però quantomeno la domanda è lecita. Inoltre, YouTube ha anche fatto sparire il conteggio dei dislike, quindi noi possiamo soltanto sapere a quante persone piace un video, ma non possiamo più sapere a quante persone un video non piace. E anche su quello, secondo me, il timing è piuttosto interessante perché quando sei a conoscenza di quanto dissenso c'è, magari quando il dissenso addirittura supera il consenso, allora incominci a sentirti un po' meno solo quando non sei d'accordo, eppure questo numero è stato tolto. Chissà.
forse sono complottista, forse sono io che mi invento le cose, comincio a vedere questo tipo di problemi un po' dappertutto, però appunto la domanda secondo me è legittimo porsela. Dunque, bando alle ciance, oggi ho tradotto un video secondo me molto interessante prodotto da Jam Bendel, un professore universitario in Inghilterra di leadership sostenibile e sociologo, in che ci parla un po' della situazione in Africa. Africa, il continente meno inoculato sul pianeta Terra, e anche il continente dove il Covid come malattia in sé ha causato meno danni. E quindi uno non può fare a meno che porsi delle domande anche su questo argomento. Chiaramente lui ve lo spiega molto più in profondità nel suo video e quindi non posso fare altro che augurarvi buona visione e soprattutto di godervi la canzone finale, perché finisce con una canzone molto molto carina, soprattutto molto orecchiabile, di quelle canzoni che ti rimangono ferme e continui a cantarle per giorni interi pregando il Signore che prima o poi esca. Che poi dici: wow, continuo a cantare. Something's needling me, something's needling you. Che needling vuol dire punzecchiare, quindi qualcosa che mi punzecchia da tutti i lati, che mi punzecchia. E niente, vi auguro buona visione. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E se volete contribuire al tempo che io dedico nella traduzione di video o nella produzione del materiale che io produco, mi raccomando, vi presento anche il mio nuovissimo Patreon che ho appena aperto e che probabilmente avrà bisogno dei miglioramenti e che conto di sviluppare con contenuti speciali a chi di voi si vorrà iscrivere. Vi metto il link qua, sia del video di Gem che del mio Patreon. Ciao!